Ciao a tutti e benvenuti in un altro video vlog. Oggi dovrei fare delle cose di cucito e se riesco ve le faccio vedere. E in compenso mi sono messa a vedere sul televisore le puntate di Heartstopper, come sempre d'altronde ultimamente, e vediamo cosa ne esce fuori. Volevo fare degli shorts della roba di sartoria che sto facendo, ma vediamo un po' se ci riesco perché non è detto, e vediamo cosa esce di questo video. Vi spiego che devo fare, devo solo sostituire questa chiusura lampo e adesso la stavo letteralmente smontando e vediamo come va questo lavoro oggi, perché non è detto che riesco a farlo tutto oggi, almeno questa è sicuro, dato che ne devo fare altre due. Questa è la terza, vediamo quante ne riesco a fare oggi, sperando sempre che riesca a fare il video. Ho smontato una tuta, una chiusa lampo, e ne ho messa un'altra, l'ho imbastita perché comunque negli anni ho capito che comunque l'imbastitore è molto importante, a differenza di quando andavo a scuola che non imbastivo quasi mai e l'insegnante mi sgridava molto spesso che non dovevo cucire con gli spilli attaccati ma con l'imbastitura, perché comunque gli spilli tendono a spostarsi, quindi ti fa spostare anche le cose. L'unica cosa che mi è rimasta a cucire con gli spilli sono gli orli, quello è l'unica cosa che non riesco proprio a imbastire. Invece le chiusa lampo sto iniziando da un paio d'anni a sta parte a montarle, a fare l'imbastitura, e poi sui pantaloni poi dipende, perché se sono quelli di jeans o vado anche quelli della tuta vado a cucire direttamente con gli spilli. Se sono pantaloni importanti, nel senso eleganti, seta, lino, così vado di imbastitura, e perché tanti vogliono la cucitura a mano e non a macchina, quindi sei per forza costretta a imbastire, anzi fare la doppia imbastitura. Un'altra cosa che ho notato è che mi trovo meglio anche fare l'orlo a mano delle gonne, mi trovo molto meglio a imbastire dopo farlo a mano, e anche se io preferisco fare le cuciture a macchina, ma purtroppo le gonne vanno cucite a mano, purtroppo non sono quelle, non sono fatte a macchina, quindi ci vorrebbe il filo invisibile, ma non preferisco non rischiare, quindi faccio direttamente a mano. E mo vado a smontare le altre due. Adesso ho fatto questa perché comunque mi serviva, volevo fare lo shorts e mi sono incaponita di fare lo shorts. Mi manca l'ultimo tassello, è quello che faccio vedere che ho fatto la cucitura. Anzi, vorrei fare sia che io cucio un pezzo e sia che tutto il lavoro finito. Non lo so se riesco a fare la parte quella che io cucio, perché è un po' difficile perché comunque devi mettere le mani sul tessuto e non sulla macchina, quindi sul telefono che registra, ma troverò una soluzione, o a meno che vado direttamente di cucitura, faccio vedere la finale. Adesso vado a smontare tutte le altre due e se ci riesco almeno un'altra ne voglio montare, e se riesco almeno una finirla stamattina, però non lo so perché sono le 10 e non è che il problema è che smontare porta via tempo, soprattutto diciamo, vi faccio vedere questa parte qua del collo è abbastanza difficile, questa parte qui, e la parte questa qua sotto, questa qui è difficile perché è un punto strettissimo, quello da parte tutta la lunghezza della lampo senza forbici do un tiro e si scuce facilmente, non si rovina niente, almeno questa è una tuta ovviamente, l'ho sempre fatto così, viene abbastanza bene, non si rovina niente, quindi è più facile. Gli unici due punti sono quelli là, quelli un po' più critici, e tante volte odio scucire proprio per questo,
In compenso ho cambiato cosa del vedere la televisione perché prima stavo vedendo Airstop, però dopo ho detto senti basta, cioè Airstop a me piace molto guardarlo, cioè mettermi seduta e guardarlo, no, cioè però ci sono le scene che mi piacciono, quindi dopo mi blocco a guardare quelle e non lavoro, quindi mi porta via tempo e francamente non mi va. E adesso mi sto vedendo Chicago Fire, quello dei pompieri, e su Italia 1, non so se questa è la seconda puntata, non lo so. E della giornata, il raffreddore mi sta ammazzando. Tanto che ho tappata solo la narice, ho tutta parte dall'occhio, che solamente ci avrò un congiuntivite, il naso e questa parte del collo qui mi fa male. Diciamo che non riesco tipo a ingoiare, però solo metà gola. Non lo so. Penso che l'altro giorno sono scesa per salutare mio zio, quello. Non quello che abita qui, l'altro fratello di mio padre, sono uscita tipo così, faceva un freddo cane e penso mi abbia beccato, quindi sono fresca. Comunque faccio questo video corto così perché almeno diciamo che è più facile per me editare perché comunque avendo anche poco tempo e sto facendo anche lavori di sartoria, poi dovrei fare anche un'altra cosa, preferisco fare dei video corti. Dovrei fare anche dei video delle pulizie in camera, diciamo della messa in ordine, però vorrei farlo per lo più o il sabato o la domenica, però il sabato dopo esco con mia nipote, quindi non mi va, e poi cioè non mi va di fare il sabato perché dopo mi tocca farlo di pomeriggio e non mi va, quindi io dovrei fare di domenica. Mo vediamo se tra sabato e domenica riesco a fare qualcosa. Vediamo un po'. Vi lascio al prossimo video. Ciao!